periodo, diciamo, della fine degli anni 50. Io ero una ragazza che faceva il primo liceo, andavo a Michelangelo e un giorno per strada ho conosciuto Manuel. Cioè, c'è stato solo dei momenti particolari in cui ho capito che la lotta armata era necessaria in Guatemala, era necessaria per sopravvivere. Cioè, nel momento in cui la repressione era così forte, te non potevi che resistere in due modi: o te ne andavi dal paese e migravi, come hanno fatto tantissime persone andando a vivere negli Stati Uniti, in Canada o in Europa, oppure naturalmente rimanevi nella foresta facendo parte di un movimento di resistenza. Cioè, si chiamano guerriglieri, ma in realtà non erano né terroristi né propriamente guerriglieri, erano un movimento di resistenza. La morte di Emanuele aveva sconvolto il paese e aveva sconvolto anche alcune delle forze dei comandanti della guerriglia, che ritenevano il suo assassinio una cosa veramente barbara e assurda. E naturalmente, quasi immediatamente più o meno, venimmo a sapere come era stato organizzato la morte di Manuel, chi è che aveva diretto dall'elicottero che sorvolava la zona l'attentato, quante moto avevano partecipato e quale macchine, chi erano i militari coinvolti nella morte, e che era stata una decisione presa a livello più alto del comando superiore dell'esercito. Quando c'è stata la pace e la pacificazione e l'accordo fra i comandanti e la guerriglia e il governo di Guatemala, cioè negli anni 90, in realtà, se uno fa il conteggio, si rende conto che mentre gli esponenti della cosiddetta opposizione democratica sono stati uccisi tutti, i comandanti guerriglieri sono tutti sopravvissuti. Quindi effettivamente è stato l'unico modo per resistere.